Buon martedì a tutti voi, buon 25 aprile e grazie di essere qui. Oggi vediamo insieme le anticipazioni di un altro domani, delle puntate che vedremo la prossima settimana. Victor è ormai stato liberato, ma Carmen non vuole mollare la battaglia che sta facendo contro Patricia e Ventura. Il giovane però le chiede di lasciar perdere, ma lei non è assolutamente d'accordo. Anche Ines le prega di smettere di guerrigliare contro Patricia e Ventura, anche perché teme per la sicurezza di suo figlio, ed effettivamente ha ragione. Carmen si sfoga con Enoa, alla quale dice di non voler rallentare la presa, anche perché vuole giustizia per la morte della sua amata tata, scomparsa in circostanze misteriose, secondo lei, a causa di Patricia. La delusione della ragazza è così grande che finisce col stare sempre nervosa. Ecco perché un giorno litiga con Kiros e lo accusa di impegnarsi poco sul lavoro. Kiros si rende conto che è così. Effettivamente sta lavorando meno perché sta studiando. Il ragazzo pensa di lasciare gli studi, ma Mablé lo incoraggia a continuare. Ventura deve prendere parte ad un evento importante con alcuni soci e amici. L'uomo chiede a Victor di partecipare, così per ripulirsi l'immagine. Il ragazzo non è per niente d'accordo, ma Ines prova a convincerlo. Victor ha però un'idea e infatti propone a sua madre di lasciare il paese e scappare via. Il giovane però finisce col partecipare all'evento e durante la serata fa arrabbiare Ventura con il suo comportamento. Carmen inizia ad avere seriamente paura per quello che possa succedere. Julia continua ad essere assediata da ammiratori e giornalisti. Per lei la situazione si sta facendo pesante, anche perché alcuni giornali la stanno mettendo in ridicolo. D'altra parte, però, il mobilificio sta ricevendo un sacco di richieste, anche se gli operai si trovano in difficoltà. In una conversazione con Leo, Julia fa una confessione importante. Pensa di aver capito chi è la persona che scrive articoli anonimi su di lei. Si tratta di Olga, la cognata e ora amante di Tirso. Ma sarà davvero così? Quando la situazione con i giornalisti sembra essersi calmata, Julia viene a sapere che il suo mobilificio sta attraversando un momento difficile perché un'importante spedizione è stata bloccata in Marocco. La giovane va su tutte le furie perché Elena glielo ha nascosto e lei lo avrebbe voluto sapere prima. Intanto Diana ha una discussione con Leo perché è stanca di averlo sempre intorno. Lo psicologo decide di andare via e quando Julia viene a saperlo ci rimane malissimo. Leo infatti non l'ha nemmeno salutata. La ragazza così cerca di scoprire quello che è successo. Teme che sia tutta colpa di sua madre, ma quando ne parla con Leo è lui stesso a dirle che non è così. Il ragazzo le spiega che se ha lasciato la sua casa è solo per una questione di privacy. Più tardi, durante una conversazione, Elena capisce che a Julia piace moltissimo Leo. Intanto Tirso vive una crisi. Da una parte c'è il suo rapporto difficile con suo nipote Eric, e dall'altra c'è l'amicizia con Julia che si sta deteriorando. È ora di prendere una netta decisione.